Allora, salve a tutti cari amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Sto qui con tre amici, diciamo, tre fratelli di sventura più che altro, tre vittime del controllo mentale, tre target individuals. Praticamente questa mattina siamo andati a rifare l'ennesima denuncia in procura. Perché in questi giorni ovviamente gli attacchi e le manipolazioni stanno diventando devastanti e le vittime del controllo mentale incominciano ad avere disturbi seri con manipolazioni serie. Io il 2 giugno sono stato attaccato in continuazione dalla mattina alla sera con armi ad energia diretta ad onde convogliate perché avevo preparato la denuncia. Sono stato pilotato il venerdì prima del 2 giugno con le armi ad energia diretta ad onde convogliate, attacchi e frequenze e manipolazioni, addirittura con interrogatori continui effettuati da agenzie deviate sovraistituzionali che operano con le tecnologie dell'intelligence geospaziale attraverso i radar, scanner satellitari che controllano e pedinano e spiano i target individuals in tutto il territorio nazionale italiano. Stiamo preparando un evento per luglio, il quale parleremo proprio di queste argomentazioni del controllo mentale dell'MK Ultra, parleremo anche di alcune soluzioni che stiamo trovando e come stiamo cercando di spostare le nostre esperienze e come stiamo cercando di divulgare le nostre praticamente soluzioni, le nostre ricerche, i nostri gruppi anche d'ascolto e d'aiuto, morale ovviamente, oppure gruppi che riescono in un certo senso a far capire alle altre vittime che entrano in questo mondo parallelo come le tecnologie di manipolazione e controllo mentale attaccano questi nostri centri nervosi e come attaccano i nostri ragionamenti logici e come le vittime praticamente vengono devastate da questi torturatori disumani. Adesso passo il microfono a un nostro caro amico che da molti anni sta con il nostro gruppo, sta aiutando tante vittime, dà tanti consigli molto utili molte volte alle vittime, li sta unendo ai nostri gruppi, che è una cosa molto importante perché se noi divulghiamo e facciamo il passaparola dei gruppi, dell'associazione, di ciò che noi facciamo, delle ricerche, delle manifestazioni, degli eventi, abbiamo la possibilità poi di avere un riscontro con le altre vittime e possiamo poi avere la possibilità di aiutare più vittime possibili nel territorio nazionale italiano, nel territorio europeo e anche nel territorio mondiale. Quindi passo la parola al nostro amico. Grazie Emiliano e grazie a te che mi hai fatto conoscere tante cose di questa tortura disumana e terribile e mostruosa che la stragrande maggioranza della gente ignora completamente, in quanto non sa che il nostro cervello è come se fosse un telefono cellulare che prende, viene preso di mira da mostri disumani, da demoni, come li chiamo io, demoni sotto forma umana. Che sono qui appunto mandati da forze oscure maligne, che appunto ci stanno torturando, ci stanno massacrando e sperimentano su di noi alte tecnologie e intascano tanti soldi per fare questa maledetta tortura. E grazie a te, Emiliano, ho conosciuto appunto queste alte tecnologie, insomma, che ignoravo fino al 2014, poi. Insomma, poi ho conosciuto bene queste tecnologie e adesso, grazie a Dio, grazie a te e alle altre persone agli amici, insomma, alle altre persone che sono torturate, riesco comunque a tenere a bada questi mostri, anche se comunque dura ogni giorno. Però sì, va avanti, vado avanti, insomma, perché almeno io sono una vittima consapevole. Penso invece anche a tante vittime che non sono invece consapevoli di questa maledetta tortura e che prendono farmaci, psicofarmaci pesanti o addirittura stanno in TSO,
e perché pensano di essere diventati pazzi. Infatti io, prima di conoscere appunto questa tecnologia, pensavo che era una sorta di maledizione, perché non capivo da dove veniva questa voce, queste voci, ecco. E poi io, grazie a internet, perché internet è vero che da una parte ci ha rovinato, nel senso che siamo diventati drogati, però da una parte, dall'altra parte però ci ha dato la possibilità di conoscere queste altre tecnologie che sono qualcosa di disumano, perché sono qualcosa da cui purtroppo non ti puoi difendere, perché uno non, anche se esiste questa gabbia di Faraday, uno non è che può vivere 24 ore su 24 dentro una gabbia di Faraday, e non è neanche detto, insomma, che non ci raggiungono lì. E noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo essere tutti uniti e combattere questi mostri tutti insieme, e divulgare, ecco, divulgare, far conoscere alle altre persone che esistono armi disumane, mostruose, invisibili, armi elettromagnetiche, ultrasoniche, infrasoniche, che esistono, non sono frutto di fantasia, come scrivono purtroppo gli ignoranti, oppure persone che danno per scontato che non esistono queste tecnologie. Purtroppo invece esistono, le stanno studiando da tanto tanto tempo. Io vorrei ricordare uno scienziato che si chiama Michael Faraday, che già nel 1850 diceva che il nostro cervello ha scarsa resistenza contro le onde elettromagnetiche. Nel 1850, quindi un secolo e mezzo, più di un secolo e mezzo fa. E figuratevi da quanto tempo stanno studiando questa tecnologia. Tanto tanto tempo. Vorrei ricordare che i primi studi sulla psicotronica sono stati fatti dai sovietici, poi dai nazisti e infine dai criminali americani, di cui ci sono tanti brevetti di cui parlano, appunto, come mandare direttamente al cervello voci, suoni, rumori, e quindi far credere alla persona di essere pazzo. Perché una persona che non sa di queste altre tecnologie pensa di essere diventato pazzo, di essere una persona instabile, di essere una persona pericolosa, e quindi di fidare tutto, di tutti, eccetera, eccetera, insomma. Grazie a te, ripeto, Emiliano, e anche le altre informazioni che abbiamo saputo su internet. Sappiamo di questa tecnologia, e anche se è difficile la vita, perché vivere così 24 ore su 24 di voci nella testa, oppure altre torture tipo scosse elettriche, a me, io ne ho subita una nel cuore della notte, oppure un urlo fortissimo. È difficile andare avanti così, però si va avanti senza prendere psicofarmaci. E questo è importante, perché psicofarmaci, è vero, sì, danno sollievo, ma allo stesso tempo vanno a incidere sul sistema nervoso centrale. Allora, Questo è vero. adesso ti ringrazio della tua testimonianza, che è una testimonianza molto importante. Poi le persone ovviamente che ascolteranno questa intervista devono pure sapere che le vittime e i testimoni di queste torture saranno presenti alle nostre conferenze, saranno presenti ai nostri convegni, saranno presenti in molti altri nostri posti, insomma, perché noi dobbiamo far capire e dobbiamo anche far ascoltare le esperienze delle altre persone, perché se solo noi diciamo determinate cose, gli altri dicono vabbè, sarà un caso, ma purtroppo non è un caso quando sono 100, 200, 300, 400, 500 persone, 600 persone che tutti dicono la stessa identica cosa, vuol dire che non è proprio un caso. Vuol dire che queste sono proprio sperimentazioni e collaudi per la manipolazione del ragionamento e per il controllo mentale a distanza. Pensate che con la psichiatria lo Stato italiano guadagna 400 miliardi l'anno, perché i ricoveri all'interno degli ospedali, i ricoveri all'interno di cliniche psichiatriche, i farmaci, i continui controlli, le ASL con lo psicologo,
Cioè, tutto questo purtroppo fa sì di far guadagnare alle casse dello Stato, guadagnano 400 miliardi, cioè pensate quanti farmaci, le industrie farmaceutiche, un giro che non finisce più. E poi è facile prendere dei testimoni, collegarli con queste tecnologie e dire che sono pazzi e malati di mente, e invece noi siamo cavie umane consapevoli che sappiamo che veniamo sottoposti ad esperimenti radiocognitivi attraverso queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale, che servono per manipolare anche le altre vittime, le altre cavie, ma che non si accorgono di essere pilotate. Una tecnologia del genere in mano a terroristi militari nazionali potrebbero creare delle catastrofi veramente nella nazione italiana, potrebbero manipolare tutto e di più, qualunque tipo di decisione che un individuo singolo potrebbe prendere o delle decisioni che potrebbero essere prese dalle masse, tipo votazioni politiche oppure tipo assunzioni di droga, assunzioni di farmaci, indurli a giocare a forza di dipendenza al gioco. Tutto questo attaccano anche i bambini in America, che ammazzano i fratelli, i sorelle. Questo è vero. L'altro giorno abbiamo visto un articolo di una bambina di 7 anni negli Stati Uniti d'America che aveva strozzato il fratellino di 4, perché praticamente la bambina diceva che l'eredità della sua famiglia doveva rimanere a lei. Se c'era il fratellino, sarebbe andato praticamente tutto al fratellino, e purtroppo è successa questa cosa, e noi crediamo che sia stato un caso di controllo mentale. Adesso passo un'altra nostra amica, che dopo tanti anni che abbiamo parlato con varie persone di questi casi, di fare le denunce, cioè dopo tanti anni che noi diciamo a tutte le vittime di fare le denunce, con questa nostra amica che è stata attaccata, torturata, di tutto e di più, l'hanno rinchiusa 6 mesi in una clinica, e lei diceva: ma perché io sto all'interno di questa clinica? Per quale motivo mi hanno messo all'interno di questo posto? E allora poi abbiamo capito praticamente che la stavano manipolando totalmente, perché volevano che lei doveva sembrare una persona pazza e malata di mente, ma invece è una brava donna che è entrata a far parte di questa sperimentazione e collaudi di questo mondo deviato, rileva delle frequenze che altri non rilevano, come le rilevo io, come le rileva anche il nostro amico che ha parlato prima, e purtroppo devono farla sembrare una persona pazza e malata di mente, così perde la credibilità e tutti gli attacchi, le manipolazioni e gli abusi che gli fanno non vengono considerati e vengono presi come manie di persecuzione. Oggi siamo andati al tribunale, io ho depositato la 25esima denuncia tecnica plausibile e dettagliata, e la nostra amica ha depositato la sua denuncia, che abbiamo fatto insieme. Abbiamo messo dei punti chiave di questa manipolazione, di questo controllo, gli abusi che gli fanno. E facendo questo speriamo, perlomeno con questa denuncia cautelativa, che qualcuno possa ascoltare la nostra voce, la nostra parola, e che possa vedere queste denunce per un indomani, per avere un eventuale risarcimento danni. Passo la parola alla nostra amica. Buonasera a tutti. Io sono Alessia, va bene così? Sì. E niente, oggi, dopo, come ha detto Emiliano, tanti tentativi di farmi aiutare a fare questa cosa, ma lui molto impegnato in questa causa, non ha subito, diciamo, accolto però ce l'abbiamo fatta, finalmente abbiamo depositato questa denuncia, e io lo ripeto, lo ribadisco, lo dico pure a Emiliano e davanti anche al nostro amico Massimiliano, e può credermi o non credermi, sono stata rinchiusa, e non sono stata rinchiusa a caso, ma a tutt'oggi
non solo vengo torturata psicologicamente tramite la testa, ma anche fisicamente. Mi accorgo che comunque facendo il TSO mi hanno comunque fatto dei trattamenti, e lo ribadisco a Emiliano e anche un'altra nostra amica ha detto, e durante la notte fisicamente, non so se Emiliano gliel'ho spiegato nei dettagli, comunque zompo, gli arti mi proprio sento, si muovono da soli, lo fanno anche a me tramite le scosse, anche, e sento anche a livello muscolare proprio le contrazioni a livello muscolare. Io so per certo che nel TSO viene usato il litio, l'ho visto, e non escludo che sia stata anche trattata con il litio. Mi fecero un lavaggio del sangue dentro il TSO, perché comunque non te li ho spiegati mai nel dettaglio. Mi fecero con dei lavaggi del sangue, mi penso che comunque sono trattata a distanza, essendo collegata a un computer, a distanza vengo comunque in continuazione bombardata di sostanze. A oggi Emiliano mi ha visto, non riesco quasi più a camminare. Sono indebolita fisicamente a un punto che cammino pianissimo, e ho molta difficoltà nei miei spostamenti, mi stanno portando a un modo di non poter effettuare quasi più la mia vita. In continuazione devo chiedere malattia per il lavoro, e si lamentano logicamente perché non ho forze, mi stanno praticamente togliendo forze fisiche. Io ripeto a oggi un'altra volta Emiliano per l'ennesima volta, sono stata allontanata da mio figlio sempre di più, e sono convinta è manipolato anche lui. Passano giorni, tanti giorni che non lo sento. L'altro giorno, chiamandolo dopo tanto tempo, ti senti rispondere: che cosa vuoi? Se mi hai chiamato c'è un motivo. Beh, dico, veramente, ho detto, non ti fai sentire, non ti fai più vedere. Io veramente l'ho chiamato per sentirti, semplicemente. È molto incattivito nei miei riguardi, non capisco il motivo, cosa che siamo stati sempre insieme, me lo sono cresciuto, come ho sempre detto, e come stavo spiegando pure a Emiliano, probabilmente anche ai miei genitori vengono comunque in qualche modo manipolati. Mi ritrovo a sentirmi dire che mi improntano denunce di sparizione, che io non mi vedono più, non mi sentono più quando sanno dove sono, e questo è oggi quello che mi hanno portato a dover vivere. Questa è la mia vita. Sto sbandata perché non mi fanno avere più una fissa dimora. E comunque anche nelle abitazioni dove sto andando rilevo, comunque, perché rilevo, non è una questione solo di un appartamento, ho devastazioni fisiche proprio al limite, e questo è quanto. Io non so oggi quanto spero che ci possa essere d'aiuto questa cosa che abbiamo fatto.
non so quanto mi possa essere d'aiuto, spero almeno per loro che logicamente non arrivino nessuna di queste persone a essere portati nei DSO, di non essere considerate malate di mente o pazze o è tutto un gioco, è vero, Emiliano ha detto, è tutto un gioco, perché ci sono dei guadagni dietro a tutto questo, perché portano le persone a questi trattamenti, in modo che vanno in psichiatria, medicine, farmacia, imbottite di medicinali, ma imbottite a livello proprio non è che di una pastiglia, ma bensì ma parecchie. Quindi sempre più persone che soffrono con vari malanni e che devono prendere in continuazione pastiglie. Questo è oggi, ditemi voi se questo è vivere una vita degna per ogni cittadino, perché vengono causati mali in tutte le maniere, o al cuore o in qualsiasi parte del corpo, e le persone devono in continuazione tutto il giorno essere prendere. Io sto da mio zio adesso e mi sono rivista con una collega che dopo 26 anni sta perdendo il lavoro, 26 anni nella stessa struttura, nello stesso attacco, nello stesso periodo ha avuto mio zio, ho detto che vi siete incontrati, al cuore tutte e due, e si devono imbottire, poi gli hanno, mio zio mi ha detto, io sono diventato una pasticca vivente, prende 7-8 pasticche al giorno per poter vivere, è uguale questa mia collega, che è una persona che stava benissimo, una bellissima donna di più di 50 anni, ma lei si mantiene bene, una bellissima donna, e non può più affrontare questo lavoro, quindi lo dovrà lasciare. Mio zio pure per problemi non può lavorare adesso, si trova in difficoltà, quando era un uomo che stava bene e poteva ancora benissimo lavorare. E questo è quanto, andiamo avanti così. Ditemi voi se è possibile. Io dico solo, spesso e volentieri, tutti i giorni, alzate gli occhi, perché ci stanno ammazzando. Alzate gli occhi, guardate sopra. Io l'altro giorno ho guardato in cielo, c'era non una. Pieno, Emiliano, c'era un disegno. Ci stanno ammazzando veramente. Un disegno, erano tutte, non si sa quante, messe tutte insieme. Quindi io quanto oggi no, è questo. Vengo, non lo so. Ho 46 anni, sembra che davvero mi hanno raddoppiato la vita fisicamente, che non la riesco più a affrontare, quindi sembro una persona non di 46 ma del doppio della mia età. E non so come mi andrà a finire, però vabbè, l'affrontiamo piano piano, giorno per giorno, così come viene, e sperando che ci sarà una soluzione, sperando che a tutto questo ci sia una soluzione. Ringrazio Emiliano, ringrazio Massimiliano per questa giornata, per questo aiuto, e saluto tutti i nostri amici del gruppo e tutti che ci ascolterà in seguito. Allora, cari amici, avete sentito insomma la nostra amica. Io sono andato a casa sua, ho fatto delle analisi con delle strumentazioni per rilevare i campi elettromagnetici. La casa era devastata da frequenze fortissime, le stesse identiche frequenze che avevo riscontrato anche a casa mia, le stesse frequenze che avevo riscontrato anche a casa di un'altra persona, che poi poverina gli hanno fatto fare vari TSO,
però quando lei diceva che veniva attaccata, come la nostra amica che ha parlato adesso, che diceva che dentro casa non ci poteva stare perché i campi elettromagnetici, cioè le frequenze, erano devastanti, è tutto vero, perché noi abbiamo visto attraverso un'analisi sia con l'elettroencefalografo che sia con i misuratori dei campi elettromagnetici la devastazione delle frequenze in arma di energia diretta ad onda convogliata, che spara queste frequenze per creare destabilizzazioni radiocognitive, cioè il cervello si connette a queste frequenze e non riesce più a gestire le funzionalità, quelle primarie, fisiologiche, e il cervello incomincia ad avere patologie, disturbi e malesseri continui. E purtroppo molte vittime che vengono suggestionate, che vengono manipolate, ipnotizzate, gli creano stati narcolettici e incominciano ad avere degli incubi, dei disturbi da tutte le parti, e poverine, quelle cercano di difendersi in qualche modo. Infatti ci abbiamo molte persone che hanno fatto delle cose strane, ma non perché loro lo volevano fare, perché sono state indotte da queste torture fisiche e psicologiche a fare dei gesti disperati. Ma è normale, se una persona non può stare nella propria abitazione con la propria famiglia in pace. E deve la stare sotto attacco, dovrebbe essere il luogo, no? Un luogo di benessere, un luogo di felicità, un luogo di calma e tranquillità. Invece qui ci attaccano proprio nell'abitazione, ci attaccano vicino ai familiari, ci attaccano nel periodo delle feste. Quindi io do un'email per le persone che ci vogliono contattare e si vogliono magari unire al nostro gruppo, ci vogliono raccontare la loro storia: vittime del controllo neurale @gmail.com. Mi contattate, dopo io quando ho tempo vado a vedere l'email e vi rispondo, cercherò di rispondervi. Voglio ricordare un'altra cosa: molte vittime che mi scrivono, gli vengono bloccate le email e a me non mi arriva l'email che mi hanno mandato, la bloccano questi deviati, queste agenzie deviate soprastituzionali. Pensate che un ragazzo mi ha mandato 14 email, a me non mi è arrivato niente, e dopo lui mi ha detto: ma perché lei non mi risponde? E io gli ho detto a lui: guarda che a me non mi è mai arrivata la tua email, mi è arrivata solamente una oggi. E lui mi ha detto: ma io che l'ho scritta almeno una settimana fa. Quindi loro fanno questo apposta per far sembrare la persona pazza e malata di mente, e poi fanno sì di interagire con noi in modo, cioè di far interagire le vittime con noi in modo negativo, perché si pensano che noi non vogliamo seguire il loro caso. Noi cerchiamo di seguire tutti i casi possibili e immaginabili e diamo la possibilità alle vittime di fare una denuncia, testimonianza anche anonima, oppure un'intervista, testimonianza anche anonima, per poter divulgare o per poter fare arrivare alle altre vittime la loro esperienza. E questa è una cosa molto importante, perché la divulgazione aiuta un sacco di persone a capire che non sono pazze o malate di mente, ma che vengono sottoposte a questi esperimenti. Quindi Massimiliano, vuol dire qualcosa ancora? No, confermo quello che dici tu, insomma. Vorrei aggiungere anche un altro esempio, no, di che negli ultimi anni in Italia abbiamo visto padri di famiglia uccidere, massacrare i propri figli e la moglie senza motivo. Poi vanno a sentire i vicini di casa: no, erano brave persone, non si è mai sentito niente, tranquilli. E poi succedono queste tragedie all'improvviso. Com'è possibile? Com'è possibile? Do un consiglio di vedere un film, Fattore di controllo, Control Factor in inglese. Lì si capisce con dei filmati semplici come in realtà funziona questa tecnologia, perché questi sono messaggi che mandano alla popolazione mondiale, e chi è sveglio e chi è una vittima consapevole immediatamente capisce che cosa vuol dire quel messaggio
messo all'interno di quelle scene del film, oppure i messaggi subliminali che vengono inseriti in determinate scene fanno capire la reale tecnologia come funziona. Potrebbe essere che dietro a questi messaggi ci siano degli angeli custodi, diciamo, delle persone che vogliono avvisare le vittime. Perché angeli sono benigni, no? Sì, però molte volte potrebbero essere dei messaggi per avvisare le vittime di quello che gli sta accadendo. E ovviamente queste persone, i torturatori, i manipolatori, i medici mercenari, i militari che fanno questi esperimenti, non vogliono che questi messaggi arrivino alla popolazione mondiale, perché questi medici guadagnano miliardi nella vendita dei satelliti, miliardi nella vendita delle radiofrequenze neurali per la manipolazione cerebrale e miliardi nella vendita di armi, vendita di farmaci, ricoveri psichiatrici e tanto altro. È tutto un business di miliardi, tutto un giro per far guadagnare soldi. Le mafie militari, i terroristi militari, sono i soldi, sono, che vogliono guadagnare sempre di più. Quindi, cari amici, iscrivetevi anche sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Oltre Italia, oppure sul mio secondo canale di YouTube Emiliano Babilonia. Voglio ricordare di ascoltare le varie interviste e testimonianze con personaggi anche molto importanti e famosi su Emiliano Babilonia Spreaker, oppure sulla mia seconda radio web Emiliano Babilonia Miss Claude. Un saluto a tutti amici, teniamo duro, scrivetemi, unitevi al nostro gruppo dell'associazione e cercheremo di portare le vostre denunce tecniche, plausibili e sintetiche alle procure, così un indomani potremo fare tutti quanti insieme la class action, una denuncia collettiva, e tutti quanti denunceremo questi abusi disumani.